Buongiorno, sto andando a Spinea perché Giulio ieri mi ha detto che è la mattinata libera. Voi vi chiederete chi è Giulio, adesso ve lo presento. Ok, siamo arrivati da Giulio. Ciao. Io non sapevo che oggi vloggavo. No, non sapevo. Bene, quindi questo è lo studio di Giulio e come potete ben capire dal lettino e dalla spalliera e da tutte le altre cose, Giulio non fa il farmacista. No, no. E neanche il gelataio. No, e neanche fa legname. Ma bensì Giulio è mio... fisioterapista. Bravissimo, mi dici punti di Grifondoro. Proprio quello era. Giulio mi ha allettato e oggi vi racconto come i piloti fanno per fare dei recuperi in tempi record. Voi alla TV sentite sicuramente che ci rompiamo la clavicola il venerdì e la domenica siamo in moto. Sentite che ci rompiamo la gamba, magari tibia e perone, e dopo due settimane siamo già in moto. Lo sporco lavoro lo fanno i fisioterapisti come Giulio, che è bravissimo a fare il suo lavoro, come sta facendo adesso. Giulio, cosa stai facendo al mio ginocchio? E vediamo di aggiustarlo il prima possibile, perché già oggi mi sa sei in pista. L'esempio che vi riporto oggi su di me è questo. Ero un test e praticamente a inizio luglio ho fatto una brutta caduta e mi sono lesionato gravemente il crociato posteriore destro. È il legamento più stesso del ginocchio, quindi hai fatto un bel lavoro. Ho fatto proprio un bel lavoro. Mi sono quasi del tutto rotto questo legamento. Fortunatamente non è stato da operare perché il crociato posteriore non va operato. Però il piccolo dettaglio era che la settimana successiva sarei dovuto andare a Jerez per fare la prima gara del Moto Mondiale Moto E. E diciamo che eravamo tutti abbastanza disperati perché io non camminavo. Al che ho chiamato Giulio e gli ho detto: Giulio, io devo fare la gara, come facciamo? E come abbiamo fatto? Abbiamo fatto tutta una serie di trattamenti per renderti possibile il cammino intanto, per estendere il ginocchio e poi poter esprimere forza con il quadricipite per spingere sulle pedane, che per te è un po' fondamentale. Una volta che sono arrivato a Jerez, comunque la mia mobilità del ginocchio era veramente minima, perché lui ha fatto un lavoro incredibile, però comunque non riuscivo ancora a salire in moto. Sono dovuto ricorrere a dei farmaci. Fortunatamente la clinica mobile mi ha dato una grossa mano. Dunque adesso Giulio sta facendo appunto la tecar e scalda. Mi sta passando questa piastra di conduzione sotto il ginocchio perché devo recuperare un'infiammazione al tendine che mi sono procurato un mese fa giocando a basket. Wall. James down the middle. With authority. Dopo passeremo anche al ginocchio dove mi sono rotto il crociato, anche se in realtà non l'ho rotto, l'ho lesionato. E dopo andiamo in pista. Thank you very much. Ok, Giulio mi ha tirato lucido. Non sono proprio nuovo, però sicuramente meglio di come ero prima. Adesso andiamo a girare. Questa era una pasta con il ragù. Allora, sono appena arrivato al bicarting, ho parcheggiato perché oggi è ora di dare del gas e oggi c'è anche il mio mental coach. Voi non so se sapete cos'è un mental coach, ma lo scoprirete adesso. Questo è il responsabile delle mie performance in moto, quindi se faccio puttanate al primo giro è colpa sua. Vorrei dire solo una cosa, vedete come sono vestito? Perché sono vestito così? Perché qualcuno mi ha detto... Sei fuori luogo! Non preoccuparti, ci penso io, ti do tutto io. e taci, che almeno ho messo ste scarpe, ho preso il giubbotto in pelle. Eccola qua la roba, tutto. Bicarting? Mi trovo bene. Lui è il mio apprendista di oggi. Tra qualche secondo dovrebbe arrivare anche mio fratello. Apprendista, cosa dici? Apprendo come schienarmi in curva 2 subito. Che esatto. Sì, perché voi dovete sapere che 6 mesi fa siamo presentati qui e gli faccio: Marco, sono 6 mesi che non guidi. Vai piano i primi giri, anche sì, perché sì, è freddo. Piano. Sì, alla curva 2, quindi alla prima curva, quando entri in pista, la lanciata. Quindi con anche scioltezza. Esatto. Proprio talento. Lui è proprio lui fa lo stagista in ditta demolizioni. È vero. Se volete. Alla prima esperienza di una pista di moto, il mio mental coach. E adesso qua mettiamo le immagini fighe di te su tutti nella foto. Intanto baciati dal sole, perché siamo molto fortunati e molto belli. Soprattutto questo. Ti sei divertito? Tantissimo. Però devo ancora capirci qualcosa. Vabbè, piano piano. Intanto questo era il primo turno e andavi già meglio di molti altri. Ti ho presentato prima come mental coach e ho detto: adesso capirete cosa è mental coach. Cosa fai tu nella tua vita e come mi aiuti? Io ti aiuto a esprimere il tuo potenziale. Io non posso fare niente per farti andare tra virgolette più veloce, ma posso fare in modo che tu riesci a esprimere al 100% il tuo potenziale. Se tu vai di 100,
io ti aiuto a dimostrare 100. Molte volte il problema è che tu magari hai talento. Se il tuo talento è 100 ma riesci a esprimere 20, quello che gli altri vedranno sarà solo 20. Per riuscire a esprimere il tuo talento, tu prima di tutto devi essere tranquillo. In sostanza, quello che lui mi aiuta a fare è gestire la capocchia per esprimere sempre il 100% del mio potenziale. Giusto per farvi capire che non è un qua qua qua, si può dire con chi lavoravi prima di me? In tutti questi anni io ho lavorato come mental trainer per la Ferrari Driver Academy. E ancora adesso lo fai? E ancora adesso lo faccio, e sì, so cosa vuoi arrivare a dire. Dillo. In questi anni è passato anche Charles Leclerc. Ok, quindi il mio mental coach è stato fino a 3 anni fa anche il mental coach di Charles Leclerc, che è il nostro beniamino ferrarista. E quindi se non riesce a farmi esprimere il mio 100% lui, non può riuscirci nessuno in sostanza. Ci crediamo noi. Qual è il target per il prossimo turno? Il prossimo turno riuscire a piegare, toccare almeno con le ginocchia d'asfalto. Vedremo. Dunque, prima di entrare, qui abbiamo lo schienatore professionista numero 1 e lo schienatore professionista numero 2 è Pimpi, mio fratello, che lo vedete su Instagram. Se non l'avete mai visto su Instagram, è perché non mi seguite? Seguitemi. Fate benissimo, non seguitelo. E vuoi dire qualcosa ai miei iscritti su YouTube? My dad. Spiders. My dad. Bene. Hai lanciato la mia tuta e il mio casco, sì? Avete visto che roba ha salvato Marco? Ale! Mi ha toccato! Number one! Dopo essere quasi morto. Hai visto? Cioè, l'ho tenuta. Pazzesco. Sì, sì, sì. Hai rischiato di appendere la moto alla scritta del Bicardi. Sì. Che ha fatto? La gang ha finito la giornata al bicarting. E come vi è sembrato l'approccio del mio mental coach? Interessante. Interessante? Interessante. Interessante. Quindi da Tommy, dal mio mental coach, da Marco e da Pimpi, che è mio fratello, è tutto. Andate a seguire Pimpi su Instagram, perché me lo chiede tutti i giorni di boostargli il profilo. Ciao.